Vai. Il conferenziere, anzi un conferenziere, oggi pomeriggio il professor Vallauri si è soffermato su moltissime implicazioni del pensiero bruniano, anche in relazione, e lui l'ha centrato molto bene, al pensiero indiano. E tra l'altro lui ha citato... Non è che fosse misconosciuto il pensiero orientale a Giordano Bruno, ricordiamo. È cominciato da Sant'Ambrogio. Allora, se noi pensiamo che Sant'Ambrogio ha scritto un libro, Sant'Ambrogio, uno dei padri della Chiesa, ha scritto un libro sulla vita dei bramani, allora ti dice molto. E quanto questi hanno aggirato tutto. Chi lo sa che Sant'Ambrogio... No, bisogna ricordare la figura di quel gran figlio di puttana di Clemente VIII, sì, che addirittura è andato lui personalmente a far condannare Giordano Bruno, oltretutto, tanto per ricordare un altro episodio. Oltretutto. E perché dietro c'erano delle ripicche... Ricordiamoci che erano Aldo Brandini. Cioè, allora, c'erano delle ripicche incredibili, diciamolo. Qui dietro... In quest'angoletto qui, fallo vedere lì, in quell'angoletto lì. Lì. Ci avevano bruciato un povero fratacchione che si chiamava Fra Cristino, Fra Bernardino, un nome così, che era impazzito e aveva cominciato, dice, ci sono tanti di pazzi che si incontrano tutti i giorni in Italia, che tirano fuori una marea di idiozie, e questo poveraccio aveva anche accusato Giordano Bruno di essere un eretico. Insomma, praticamente l'hanno bruciato in quell'angolo lì. Siccome la cosa ha dato fastidio all'ambasciatore di Francia, perché si sentiva puzzo di bruciato, l'ambasciatore di Francia... Guardiamoci sempre il finocchio. Sempre il finocchio. L'ambasciatore di Francia ha fatto una lettera di reclamo al Papa, perché bruciavano sotto l'ambasciata, qui dietro, insomma... peccato che non lo possiamo far vedere, ma quindi vabbè, Palazzo Farnese, Palazzo Farnese è l'ambasciata di Francia, Palazzo Farnese, perché i Farnese erano imparentati, molto molto da vicino, vabbè. E siccome lui si era lamentato, per fargli un dispetto hanno anticipato l'abbruciamento di Giordano Bruno, tanto per dire lo spirito molto caritatevole di questa, della Chiesa romana, sì, di queste persone. Personaggi incredibilmente buoni. Allora, dice qui questo bel libro in cui si fanno vedere appunto questi aspetti di congiunzione tra il pensiero bruniano nell'ottica che è oggi l'ottica, perché il recupero del pensiero indiano è un recupero che ha portato automaticamente in questi ultimi 100 anni, perché da Schopenhauer in poi, alle concezioni della fisica postquantistica e di tutte le concezioni atemporali, oltretutto, che caratterizzano tutti i concetti fondamentali che non sono più quelli galileiani, per nostra fortuna, e quindi anti-razionalisti e antipositivisti, oltretutto. Allora, la cosa è... L'articolo, il capitolo... è intitolato Il divino è necessità. Basta, e leggiamo una mezza paginetta, perché insomma quello che ci interessa è sottolineare meno di mezza paginetta. Basta guardare intorno, è l'indicazione semplice e istintiva che essi ci danno, e troveremo nella natura le risposte a tutti i nostri interrogativi. E troveremo, perché vedi, è una delle frasi più banali che si possono dire, guardati attorno e trovi nella natura, però tu nella natura non trovi proprio niente, perché se rientriamo nell'ambito del razionalismo positivistico, nella natura il positivismo non ci va mai, perché la natura è esattamente il contrario del positivismo. È l'irregolarità. Fatta natura, e la natura è quella che poi tu... all'interno di quell'irregolarità, stai attento a quello che ti dico, carpisci un ordine, ma l'ordine può essere o onnicomprensivo, e allora sei oltre e capisci realmente e ti immedesimi realmente, oppure è limitativo e ci tiri fuori appunto le leggi
le leggi della fisica razionalista, che non sono per forza naturali. Sono la rappresentazione della rappresentazione per comodo. Esattamente. Per comodo molto, di computo, per comodo di relazione. È molto limitativo, certo. Come la dottrina cattolica, che nulla ha a che vedere con le concezioni della divinità anche di tanti cristiani, anche di tanti cattolici. Nell'alternarsi del giorno e della notte, nel fluire regolare delle stagioni, nella confluenza del minimo e del massimo, troveremo la soluzione del manifestarsi ciclico di tutti i processi naturali e comprenderemo l'opportunità di conformare le nostre azioni a questo ritmo. Penso che sia di una chiarezza, queste sono proprio parole bruniane. I principi elementari che operano nell'universo, estrinsecando nella mente i loro intimi meccanismi, consegnano potenzialmente il mondo nelle nostre mani. Su questo rapporto di magica corrispondenza con la natura, attenzione, magica corrispondenza con la natura, cioè magia, nel momento in cui... Nel concetto della denominazione etimologica che dava lui, della magia, tutto, ma la quindi magia della conoscenza. La magia è comunque questa, a avere quella capacità di immedesimarsi con le forze naturali, questa è la vera magia, il mago è questo, non quello che va in giro a fare il gioco delle carte. Quello che entra in sincronia con la forza della natura. Esattamente. Su questo rapporto di magica corrispondenza con la natura, comune alle dottrine esoterico-alchemiche sia occidentali che orientali, Bruno fonda gran parte della sua speculazione. Nella foresta di simboli contraddittori entro cui l'uomo si muove, la ciclicità degli eventi rappresenta il filtro attraverso cui egli osserva il mondo con le sue attrazioni e repulsioni, i suoi amori e i suoi odi, unificandoli. Ecco dov'è il processo di unificazione, non è l'unificazione della globalizzazione in cui l'uomo è ridotto a puro strumento finanziario. Il filosofo che ha parlato prima, cioè Vallauri, che diceva quando vedi il tuo compagno che ha dei problemi di comunicazione con te, entra in comunicazione attraverso il rapporto, il raffronto con la natura, cioè come medio di intermediazione. Allora, questo poi è il concetto di amore, eh? Allora da questo punto di vista vogliamo ricordare bene che l'amore dove sgorga, dove esce all'interno del cristianesimo. Il cristianesimo risolve il problema fondamentale del nichilismo, cioè il nichilismo della Europa del primo secolo dell'epoca cristiana, diciamo il primo secolo dopo Cristo, era un'epoca di grande difficoltà comunicazionale soprattutto, e vivevamo appunto in una situazione di negazione di valori e di marcia nel deserto, per dirla alla Nietzsche. Allora lì, di fronte a questi problemi posti dal senso di inutilità dell'esistenza, che sono tipici di una concezione nichilistica che facilmente può emergere anche adesso, il concetto di amore lo supera, perché nel momento in cui tu nichilisticamente affronti il perché devo vivere, e cioè per quale ragione non mi devo suicidare. Vivi perché fai parte dell'uno e del tutto. E del tutto, e soprattutto perché devi portare amore agli altri, perché l'unico significato concreto di valore dell'esistenza, uno che si vuole suicidare ad esempio, perché non tu trova sei nessuno... partecipe del tutto. E tu partecipi del tutto, e quindi... Anche se tu fossi una nullità davvero e non trovi nessuna motivazione della tua esistenza singola, però fai parte del tutto. Esattamente, quindi il rapporto non può essere che di carattere affettivo, e cioè amore, in senso platonico ovviamente. Ma non il platonismo che dicono questi signori, amor platonico, gente che capito. Amor platonico in senso platonico. Certo.
degli scritti di Platone e dei dialoghi di Platone. L'alta e magnifica vicissitudine che agguaglia l'acqua inferiore alla superiore, cangia la notte col giorno e il giorno con la notte, costituisce il fattore di concordia che fa sì che la diversità sia in tutto. Scusami, la divinità sia in tutto. Ecco la concezione panteistica che questi signori non volevano assolutamente, perché loro vogliono il Dio unico. Il Dio unico, dire, però, diverso, Dio a interpretarlo. Il Dio antropocentrico, cioè, esattamente. Non ambientale, sì, ma antropocentrico. Esatto, tu c'ha un certo è antropomorfo. E io sono un amico suo e se tu mi dai i soldi te lo presento. La logica è questa, la logica, certo, della corruzione dell'Italia di oggi, che è una corruzione chiaramente clericale, che è tipica di una cultura clericale. Ed il giorno con la notte costituisce il fattore di concordia che fa sì che la divinità sia in tutto, nel mondo con cui tutto è capace di tutto. E l'infinita bontà, ecco qui che compare il concetto di amore. Questo non l'avevo letto, questo testo, ma traspare dalla sua opera generale. Esattamente. Infatti io l'ho anticipato non avendolo neanche letto. E l'infinita bontà si comunichi equamente a tutte le cose. L'infinita bontà si comunica a tutte le cose. Cioè è una visione talmente universale, talmente non antropocentrica, capito? Né tantomeno monoteisticamente centrica, e questo è il problema, è di una volgarità, di uno squallore. Le tre religioni monoteistiche fanno veramente schifo. Fanno schifo soprattutto oggi alla nostra, più che mai, alla nostra coscienza, e i suoi rappresentanti nel corso dei millenni ancora più schifo. Dopodiché, cari amici, ci salutiamo ciao a tutti nel nome di Giordano Bruno questa volta. Bene.